Infine, il bimbo della Dio fuori, a cui passo la parola. Bravi. Allora, buonasera a tutti, e innanzitutto grazie per essere venuti qui e per partecipare a questo che è un unicum probabilmente nella storia dell'informazione sanitaria in Italia, o almeno da quando io faccio il mestiere di giornalista, cioè da quando avevo 22 anni, per cui sicuramente negli ultimi 20 anni è un qualcosa che non c'è stato. Non c'è stato perché l'informazione in questa città negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni per la precisione, ha preso una strada tutta particolare, diciamo l'informazione in falsa salernitana. Io partecipando quotidianamente all'attività del gruppo Facebook dei figli di Chiancarelli, di fatto abbiamo una visione privilegiata di quello che avviene nella città, perché sono 6 anni che quotidianamente seguiamo non solo quelle che sono le notizie che escono sugli organi di stampa, ma anche le notizie che produciamo stesso noi, che spesso ci siamo posti in maniera di controinformazione. E partirei proprio da un piccolo aneddoto per farvi capire la situazione che noi abbiamo trovato, diciamo, 6 anni fa in questa città. E vi parlerò di Luci d'Artista, che è un fenomeno, quindi è abbastanza noto. 6 anni fa, all'ennesima conferenza stampa di presentazione dell'ennesima edizione di Luci d'Artista, domandai ad alcuni colleghi che partecipavano all'evento: scusate ragazzi, ma quanto costano queste luci? No, stiamo parlando di 6 anni fa e c'erano già state almeno altre 5-6 edizioni precedentemente, e nessuno più o meno mi sentì dare questa risposta. Quindi mi disse: scusate, ma voi quando fate una conferenza stampa, almeno io sono abituato così, fate delle domande, e non mi è mai venuto lo sfizio di chiedere: scusate, ma queste luci quanto costano? Chi le paga? Dove vengono presi i soldi? Diciamo, domande che tutto sommato sono banali, sono domande che sono l'ABC del nostro mestiere, che è un mestiere che si basa soprattutto sulla curiosità, per cui avevo notato in maniera bonaria quasi una mancanza di curiosità rispetto a questo argomento. Per cui facevo il cancan sulla pagina delle Chiancarelli, come nostra abitudine, e alla fine riuscivo a recuperare tutti le termine che quantificavano il costo delle opere. Per cui nel 2011, per la prima volta, abbiamo scoperto che le luci d'artista starendo costavano una bellezza di 4 milioni di euro. Non proprio una cifra da 4 soldi. E per di più, sempre perché siamo ficcanaso e curiosi, scoprimo che venivano sovvenzionate, venivano diciamo giustificate al capitolo manutenzioni, perché venivano collegate al sistema di illuminazione della città. Naturalmente tutto questo, questa cifra enorme, senza una gara pubblica, una cifra da 4 milioni di euro, prevederebbe in teoria una gara pubblica. Quindi insomma questo ci chiede un po' la misura di quello che era un po' il concetto di informazione in questa città. Naturalmente poi con gli anni queste cose sono migliorate anche perché appunto c'è stato chi quotidianamente ha fatto una puntuale controinformazione rispetto a quella che era una narrazione abbastanza chiara. Vi porto un altro esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando. 21 opere per 21 giorni. Molti salernitani che sono qui sanno di cosa sto parlando, alcuni dei nostri ospiti probabilmente non lo sanno. Adesso lo spiego velocemente. Nel periodo di massima diciamo propaganda dell'ex sindaco eterno Vincenzo De Luca, così si definisce lui stesso, sindaco eterno di questa città, nel periodo che precedeva San Matteo, poiché San Matteo era il 21 di settembre, organizzava 21 finte inaugurazioni in cui tipo il medico della mutua di Alberto Sordi, il professor Tersini, camminava in giro per la città con queste ordini di camera, me ne proseguivano dovunque e ripeteva ogni giorno sempre le stesse fesserie che vi diceva a ogni conferenza stampa. Stiamo parlando di inaugurazioni che vanno veramente dalla pittura delle strisce pedonali all'impalcatura di una piazza o che ne so, ai giardini, cioè veramente opere che poi se andate a controllare nel tempo e negli anni non sono neanche state ultimate o state fatte realmente, però in quei 20 giorni l'informazione praticamente in questa città si spegneva completamente, per cui giornali, siti internet e televisioni erano tutte concentrate a seguire questo professor Giulio Terzini che girava per la città con questo codazzo di giornalisti dietro, e che lui andava, come dice, con questo suo fare impetuoso, il codazzo dietro che elemosinava col microfono una domanda, che poi domande non erano perché non era nient'altro che la conferma di tutto quello che già aveva detto in conferenza stampa. Questo è il secondo episodio che a me, diciamo, ha lasciato abbastanza sconcertato.
E lei racconta ancora un altro, perché penso che al di là di tutto, al di là di stabilire chi sono le colpe, chi sono i meriti di questa situazione, è importante inquadrare alcuni episodi chiave per capire bene il sistema di informazione a Salerno. L'altro episodio che secondo me è emblematico e simbolico è Piazza della Libertà. Per tanti aspetti Piazza della Libertà è emblematico, perché la narrativa principale degli organi di informazione di questa città ha sempre valutato solo l'aspetto architettonico, l'opera d'arte, gli grandi investimenti e compagnia cantante. Però poi nel dettaglio non si è cercato di capire quest'opera come è stata finanziata, perché è crollata, quando è crollata e compagnia cantante. E soprattutto molti colleghi si sono dimenticati di far presente che gran parte dei fondi europei che sono stati destinati per la realizzazione di questa piazza in realtà erano stati destinati dall'Unione Europea per il recupero del centro storico, di tutto il centro storico, che voi che siete stati in Italia sapete ha una serie di palazzi storici meravigliosi, ma tutti fatiscenti, che se ne stanno cadendo a pezzi. Per cui l'allora sempre sindaco De Luca aveva giustamente attirato questi fondi, ma per aggiustare il centro storico. Poi, dato che la cosa interessava fino a un certo punto decise di dirottare questi fondi per l'utilizzo della piazza, fece tutte le sue procedure con l'Unione Europea e dirottò questi fondi. Naturalmente questa notizia, se voi la cercate nei giornali dell'epoca e se la cercate ancora oggi, non la troverete da nessuna parte, per farvi capire che la curiosità in questa città è, si spenta nei giornalisti. Io voglio essere buono, voglio pensare meglio che sono un problema di curiosità, però poiché sia le televisioni che i giornali che i siti internet seguono più o meno questo orientamento, poi comincio a pensare male, comincio a pensare in realtà che c'è uno storytelling, come si usa lì adesso in maniera moderna, per me è un'agenda, io sono legato a termini antichi, per cui c'è un'agenda della narrazione che è ben studiata a tavolino dal grande narratore e che viene riprodotta dagli organi di informazione in maniera bellissima. Un altro esempio, mi avvio alla conclusione perché si potrebbe continuare all'infinito. Diceva Gabriele le offese. E le offese sono un altro aspetto fondamentale. Noi siamo stati, a noi è stato augurato di morire, è stato augurato di fare la fine di San Bartolomeo dell'Armenia, scorticati lì in piazza, per cui voglio dire, penso che siamo quelli che abbiamo ricevuto l'offesa fisicamente più forte. Il collega di Report, Bernardo Iovine, quando venne a Salerno a fare il servizio sul Crescent, fu definito un giornalista di etnia incerta, per cui c'era anche del razzismo molto forte nell'attacco di Vincenzo De Luca. Per cui non si è mai avuto, da un punto di vista di corporazione giornalistica, una netta presa di posizione che non consiste nel fare il comunicato, il sindacato che dice Birichino De Luca non lo devi fare più. Significa boicottare questo personaggio, significa finirla di riempire le pagine dei giornali dei suoi monologhi venerdì a linea TV, che è un'altra pessima abitudine che è stata presa in questa città dai giornalisti. I giornalisti non fanno più domande al sindaco di Rete, si guardano la trasmissione che è un monologo e perpetuano nella settimana le cose che sono state dette da De Luca in quella trasmissione, facendo venire meno qualsiasi funzione di controllo che il nostro mestiere impone alla nostra professionalità. Cioè noi non è che possiamo vedere una televisione, vedere quello che dice un signore in televisione e prendere tutto per buono senza poter dire ah scusi ma lei è riuscita a dire, ah bene mi dice cortesemente quanto l'abbiamo pagato. No, perché se devo ascoltare la televisione, devo riportare pedissequamente quello che mi dice uno che sta in televisione, io non ho la possibilità di farle domande. E questo, come dice, sicuramente è un altro aspetto che va rimarcato. Infine, e chiudo, quelle poche volte che mi è capitato di partecipare a conferenze stampa dell'allora sindaco, attualmente governatore, mi sono reso conto che il primo ambiente ostile a chi voleva fare domande era proprio quello dei colleghi, giornalisti, i quali cominciavano a guardare storie, cominciavano a fare mugugni, come se stessi interrompendo l'armonia di una narrazione, come se ti stessi permettendo di fare qualcosa che è fuori dalla logica delle cose che avvengono in questa città. Per cui questa cosa che mi è molto dispiaciuto, e negli anni ho sempre invitato i colleghi a ricordare che la nostra è una missione oltre che una professione, e che qualche volta, anche se qualcuno ti fa una faccia storta, ti fa un mugugno o fa un brusio, l'importante è avere il coraggio di essere curiosi e di fare le domande che vanno fatte, che in questi ultimi 20 anni al signor Vincenzo De Luca molte volte non sono state fatte. Mi fermo qua e vi ringrazio.